Il secondo test precampionato contro la Delfino Curi, squadra del campionato di eccellenza abruzzese, ha chiuso il ritiro di Palena del Pescara. Prestazione di tenore decisamente diverso a quella di domenica, quando i biancazzurri hanno disputato un ottimo match contro la quotata Adana Demirspor, squadra decisamente meno brillante e più lenta per i carichi di lavoro e la stanchezza accumulata domenica, oltre che per stimoli che contro la compagine nella massima serie turca erano altissimi. Cuppone e Lescano però continuano ad avere confidenza col gol e nel 5-0 rifilato all'11 di Guglielmo Bonati c'è ancora la firma della nuova coppia d'attacco del Delfino, che impiega 38 minuti per sbloccare il risultato con il gol dell'attaccante Salentino e appena un minuto per raddoppiare con la bella girata del centravanti argentino. Nell'11 titolare due novità rispetto a domenica scorsa, Illanes e De Marino al posto di Ingrosso e Milani. Colombo cambia tutti gli 11 nella ripresa, debuttano Prizzari e Jabua, assente Frascatore. Negli ultimi minuti spazio a un Rasi con la valigia in mano al posto di un Jabua ancora un po' acciaccato. Il Pescara crea di più a inizio di ripresa quando trova la terza rete con Mehic, poi c'è soddisfazione anche per Vladislav Blanuta che dopo metà frazione e all'ultima azione timbra la doppietta e fissa il finale sul 5-0. Il bilancio di questi primi giorni del presidente Daniele Sebastiani, che si sofferma anche sul mercato. Noi siamo contenti, siamo soddisfatti del lavoro che è stato fatto fino adesso. Poi è chiaro che siamo solo agli inizi, però bisogna avere pazienza, bisogna dargli il tempo a un allenatore nuovo che arriva con una squadra completamente nuova, quindi ci vuole pazienza e noi di pazienza ne abbiamo. Nei prossimi giorni credo che il direttore riesca a portare quegli elementi che mancano e poi aspettiamo, perché manca un mese alla fine del mercato e quindi può succedere di tutto. Aloy? Ma lui deve risolvere un problema, da quello che so io deve risolvere un problema suo con la squadra di appartenenza, poi dopo vedremo. Quanti innesti ritenete ancora di fare prima della fine del calciomercato? Ma credo che 3 o 4 giocatori ci serviranno. Oltre a Carlo Di Renzo, ieri a Palena erano presenti anche i procuratori Vincenzo Pisacane e Bruno Cirillo che, oltre ad Aloy, assistono profili che potrebbero fare comodo come trequartisti. Tra gli altri Alessio Curcio, ancora sotto contratto col Foggia, l'ex Dejan Vokic del Benevento e soprattutto Andrea Schenetti, svincolato ma con costi alti a livello di ingaggio. Spazio anche alle dinamiche societarie. Lei ha usato la parola commerciale nei confronti di Campitelli, può essere un po' più esplicito su questo tipo di collaborazione che avrà con voi l'ex presidente del Teramo? Sì, ma Luciano, come sapete, è un mio carissimo amico da sempre. Abbiamo sempre collaborato quando lui era anche presidente del Teramo, adesso è fuori dal calcio, ha voglia di fare qualcosa nel calcio, ha tante competenze importanti, quindi verrà con noi e verrà con noi, cioè, in questa fase ci darà una mano sotto l'aspetto commerciale, nel senso che si occuperà più della parte marketing. Sul fronte Australia, perché poi i tifosi continuano a chiedere, ma insomma arriveranno questi imprenditori? Ma io mi auguro di sì, perché stiamo lavorando per quella cosa lì e quindi mi auguro che arrivino il prima possibile, perché non è che devono essere i tifosi preoccupati, la preoccupazione è la mia, non dei tifosi, che i tifosi la squadra ce l'hanno bella che è scritta, cioè non hanno mai avuto un problema e quindi non devono essere loro i preoccupati, il preoccupato dovrei essere io.